Introduzione dell'Atlante del pensiero orientale, Fontana Editore. La nascita greca della filosofia è inseparabile dal pensiero orientale. Solo una grave distorsione ideologica ha impedito agli studiosi eurocentrici di accettare le nostre radici culturali ben oltre la Grecia classica. Pitagora viaggiò in Oriente, in Egitto apprese un sapere e una saggezza antica di millenni e concetti come reincarnazione e vegetarianesimo filtrarono dall'Oriente, insieme ad altre idee che la filosofia platonica avrebbe poi sviluppato. Ma i grandi concetti filosofici occidentali sono già presenti in Oriente molti secoli prima, come secoli prima di Galileo e di Newton. Astronomi indiani avevano dimostrato il sistema eliocentrico e calcolata la forza di gravità. I numeri che noi usiamo non sono arabi ma indiani. Gli arabi portarono lo zero e le altre cifre in Europa, permettendo così una matematica decimale, alla base della scienza e della tecnologia moderna. È solo a causa di una visione colonialista che la cultura europea ha ignorato, e ancora per molti versi ignora, il patrimonio filosofico e spirituale dell'India e della Cina. Il Giappone rielaborò in modo straordinario ciò che proveniva da queste civiltà. È necessario smettere con questa visione limitata per poter rompere certi schemi mentali e culturali, i cui danni sono visibili oggi a tutti. La saggezza orientale, la visione di una spiritualità scevra da dogmi e pratica, sono più che mai risorse attuali in un mondo sempre più materialista ed immerso in una tecnocrazia che non lascia spazio al sogno. Il mondo occidentalizzato usa da anni parole come karma, reincarnazione, dharma, ignorandone i profondi significati. Questo Atlante spera di dare un piccolo contributo per poter viaggiare oltre i ristretti confini di una cultura dominante che ha riempito il mondo di problemi sociali, ecologici ed esistenziali. Buon viaggio!